Mi dica lei, Vado? Facciamo sedere scaloni. Signore e signori, benvenuti all'Assemblea Pubblica di Anfia. Io sono Alessandro Barbano e vorrei che le mie parole avessero la giusta eleganza per corrispondere alla sublime atmosfera di questa sala che ci ospita. Per questo il mio primo ringraziamento è al sindaco Dario Dardella, che è qui in sala, e il secondo E il secondo a Paolo Scudieri, presidente dell'associazione che mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo dibattito. Il cui tema è tutt'uno con i tempi che viviamo. Dopo 2 anni di epidemia, un'epidemia impattante come forse nella storia non si erano mai viste, e di guerra, scopriamo il valore e allo stesso tempo la fragilità della nostra interdipendenza e ci confrontiamo su quale destino dare, ammesso che possiamo essere attori di questo processo, a quella globalizzazione spesso vituperata che tuttavia ha consentito al pianeta di passare nell'arco di 20 anni da 2 miliardi di poveri a 800 milioni di persone sotto la soglia di indigenza e che oggi è messa ovviamente in discussione dalle tensioni internazionali. Affronteremo questo tema nei suoi riflessi politici, chiedendoci per esempio quale sarà l'esito della sfida tra le democrazie e i regimi, tra il liberalismo e il protezionismo. Lo affronteremo sotto il profilo economico, chiedendoci per esempio quale destino avranno le catene di approvvigionamento, la cui vulnerabilità purtroppo è sotto gli occhi nostri, e quali prospettive ci sono per le politiche di reinvestimento in infrastrutture, in competenze, in Occidente. E poi discuteremo anche di quella transizione a cui l'emergenza dei tempi ha tolto, per fortuna, un aggettivo un po' ideologico che ci consentiva di discuterne rintarati dietro le nostre bandierine, transizione ecologica, per restituirla al significato più autentico che deve e può avere, quello di una transizione energetica, per la quale siamo chiamati a consumare forse di meno, ma a produrre certamente di più. E discuteremo quindi di quale impatto avrà la crisi che attraversiamo nello switch che l'industria automobilistica è chiamata ad affrontare nei prossimi decenni. E poi ancora in quale tempistica va riconosciuta agli impegni per la transizione ambientale, sulla quale i governi si sono trovati d'accordo e hanno trovato un punto di convergenza nell'Agenda 2030. Di questo discuteremo con economisti, intellettuali, uomini di impresa e a chiusura con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che è qui in sala e che ringrazio. Ma prima di dare il via ai lavori, la parola per un saluto al nostro ospite, il ospite ospitante, il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Prego. Grazie molte, signore e signori, cari amici, sono davvero onorato di dare a tutti voi il benvenuto qui a Palazzo Vecchio. Lasciatemi ringraziare anzitutto l'amico Paolo Scudieri per aver scelto Firenze, per aver scelto Palazzo Vecchio.
e anche in virtù di un rapporto di amicizia vera e di stima, e sono convinto anche di vera collaborazione. Do il benvenuto a nome della città di Firenze al ministro Giorgetti gli rivolgo anche un grande in bocca al lupo per questi mesi sfidanti, importanti, che riguardano l'attività del governo. E un benvenuto a tutte voi, a tutti voi, alle autorità. Gli esperti ultimamente utilizzano questo concetto dell'overshoot day, il giorno del sorpasso, ovvero il giorno in cui l'umanità ha utilizzato tutte le risorse disponibili che la Terra in quell'arco di tempo è in grado di riprodurre. Ebbene, se guardiamo ai ritmi di consumo e di produzione delle nostre città nel mondo, l'overshoot day è luglio. Dopo luglio cominciamo a consumare una quantità di risorse che la Terra non riesce più a riprodurre e a sostituire. Se nel mondo fossimo tutti europei, l'overshoot day, il giorno del sorpasso, sarebbe a maggio. Se avessimo i ritmi di consumo, di vita, di produzione degli Stati Uniti d'America, l'overshoot day sarebbe a febbraio. Noi in pratica ogni anno utilizziamo 1,7 volte la nostra terra. Questo tema, che per noi sindaci è fondamentale, è cruciale, la lotta al cambiamento climatico, il giusto equilibrio tra le risorse disponibili e i nostri ritmi di consumo, si incrocia con la tempesta perfetta di cui appunto si parlava prima, che per l'Europa significa la sfida del Green Deal, la crisi energetica, la guerra e ovviamente la fuoriuscita dalla pandemia. Se guardo la mia città e se guardo tutte le città del nostro continente, non c'è dubbio che la pandemia ha davvero cambiato molte abitudini. Vi do un dato che riguarda Firenze. Venerdì 27 maggio nella mia città sono entrate 267.000 veicoli. Noi abbiamo 380.000 abitanti, quindi ogni 3 abitanti 2 veicoli sono entrati nella città e 278.000 sono usciti. Abbiamo un sistema che ci consente anche di avere un monitoraggio che si aggiorna ogni 10 minuti del flusso di traffico veicolare. Corrispondentemente c'è una riduzione significativa dell'uso dei mezzi pubblici, meno 12%, rispetto all'anno precedente alla pandemia. Le persone hanno ancora paura o hanno comunque acquisito delle abitudini che la pandemia, il lockdown, ha forzato. E noi dobbiamo fare i conti con questo tipo, diciamo, di ritmi. E ovviamente la transizione energetica dà a tutti noi una grande sfida di trasformazione industriale e anche di trasformazione del governo delle nostre città. In questo saluto quindi io propongo a voi un patto tra il mondo dell'industria, della filiera dell'automobilismo che rappresentate e le città, perché solo nelle città noi possiamo costruire dei modelli sostenibili che non siano però schiacciati da velleitarie, diciamo, immagini o idee legate alla decrescita felice. Io non credo alla decrescita felice. Credo però e dobbiamo credere alla crescita sostenibile. Sostenibile ambientalmente e anche socialmente, perché i nostri cittadini, quando vedono la bolletta alla fine del mese e hanno uno stipendio di 1.300-1.400 euro e vedono che la bolletta è raddoppiata, iniziano a chiedersi se valga davvero la pena affrontare questa sfida della transizione energetica e del cambiamento climatico. La sostenibilità sociale è una condizione irrinunciabile. Non esiste Green Deal se noi non guardiamo anche alla sostenibilità sociale di queste pesanti trasformazioni. E per questo io dico è necessario un patto tra le città e questo mondo strategico dell'industria del nostro paese e dell'Europa. La prossima settimana a Helsinki avremo l'assemblea annuale dell'associazione Eurocities che io presiedo e che raccoglie 250 città europee con più di 200.000 abitanti. Noi ci siamo dati un obiettivo come sindaci europei, quello di arrivare all'azzeramento delle emissioni di CO2 con 10 anni di anticipo rispetto all'obiettivo fissato dall'Unione Europea, ovvero entro il 2040.
Per fare questo, come amministratori delle nostre città, saremo chiamati a prendere anche decisioni difficili, ma ineludibili. Ora, oggi siamo un po' fortunati, perché la temperatura, che a voi sembrerà già calda e umida, non è poi così negativa. Fino a 2 giorni fa avevamo delle temperature da luglio. Se manteniamo questo ritmo di insostenibilità che riguarda il nostro modo di consumare energia, produrre rifiuti, consumare risorse disponibili, tra 20 anni Firenze avrà il clima di Casablanca o di Tunisi. È chiaro che non possiamo immaginare una prospettiva del genere. Per questo dobbiamo prendere decisioni anche difficili. Entro la fine di quest'anno, ad esempio, a Firenze noi realizzeremo quello che abbiamo chiamato Scudo Verde, 87 porte telematiche intorno a tutto il perimetro comunale della città, attraverso le quali noi filtreremo i veicoli inquinanti, con delle politiche molto coraggiose, forse anche impopolari, ma io da sindaco ho imparato che se vuoi mettere tutti d'accordo non fai mai niente e devi prendere delle decisioni dopo aver ascoltato tutti. Con questo sistema noi filtreremo i veicoli inquinanti e cercheremo di ridurre drasticamente il traffico, ma soprattutto quel tipo di traffico che è inquinante. Molte città si stanno dirigendo in queste direzioni. In tutta Europa, da Londra a Stoccolma, a Parigi. Questa è la traiettoria che ormai le città europee stanno assumendo. Però dobbiamo lavorare insieme. Non solo nel traffico veicolare privato, penso a tutto il tema della logistica e del traffico delle merci. Quando ho incontrato il sindaco di Londra l'anno scorso, Sadiq Khan, mi ha detto che a Londra il traffico è aumentato del 30% perché è letteralmente scoppiato il delivery. E le nostre città oggi sono impreparate a governare questo processo che con il Covid ha subito un'accelerazione impensabile e sta cambiando completamente il modo con cui le persone si approvvigionano di beni e servizi. È o no un tema cruciale che riguarda la vita delle nostre città e anche i processi di innovazione del mondo dei veicoli commerciali, non solo veicoli privati? Ecco, quindi io credo che se noi sigliamo questo patto, ovviamente con il supporto del governo fondamentale, possiamo conseguire dei risultati molto importanti, perché è nelle città che si vince o si perde la sfida. Le città europee consumano l'80% dell'energia disponibile. Le città europee, messe insieme, producono l'80% di anidride carbonica e l'80% di rifiuti. Dove, se non nelle città, noi vinciamo la sfida dell'innovazione e della sostenibilità. Possiamo firmare tutti i trattati che volete. Kyoto, COP21, COP26, ma se non agiamo dal basso, cambiando i modelli degli stili di vita, i processi di innovazione nella mobilità delle persone e delle merci, noi non conseguiremo mai quegli obiettivi che sono fondamentali. Ecco, io credo che questa sia la strada che ci può vedere lavorare insieme, motivo per cui sono estremamente felice che questa associazione, che rappresenta una punta dell'industria del nostro paese, abbia scelto Firenze per questo incontro. Vi auguro davvero con tutto il cuore, quindi, buon lavoro e soprattutto buon lavoro insieme. Grazie, grazie Sindaco. Sindaco Nardella, ho avuto il privilegio di leggere la relazione in anticipo del Presidente dell'ANFIA e mi pare che corrisponderà molto agli appelli da lei lanciati. E quindi lo invito sul palco per la relazione annuale l'automotive tra sviluppo sostenibile, transizione energetica e nuovi equilibri internazionali. Paolo Scudieri. Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti alla nostra assemblea, benvenuti in un luogo magico, un luogo che esprime la storia, il Rinascimento, valori che mai dobbiamo dimenticare per affrontare un futuro con le radici veramente forti. Grazie, signor Ministro, per essere qui con noi. Ringrazio tutte le autorità, signori, signori, amici, e con grande piacere apriamo oggi questa assemblea pubblica con grande emozione dopo oltre 2 anni, dove, ahimè,
ci siamo potuti guardare solo in modo immateriale. Un sentito ringraziamento al sindaco Nardella, con il quale abbiamo condiviso l'opportunità e l'importanza simbolica per Anfia di organizzare la nostra assemblea in questa stupenda, meravigliosa città. Firenze, infatti, è stata nominata la città italiana con la mobilità più sostenibile dall'ultimo rapporto di Euromobility, oltre a rappresentare la culla del nostro rinascimento. Ed è a questo periodo che vogliamo ispirarci per affrontare l'importante periodo di rinnovamento e di grande trasformazione della nostra filiera. Ricordo che ci eravamo lasciati a Melfi nel novembre del 2019, commentando le sfide di una regolamentazione sui target di riduzione delle emissioni di CO2 per furgoni, camion e auto, ma inoltre la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, le clausole di salvaguardia europee, gli impatti della Brexit. Eravamo preoccupati, ma pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie per supportare le imprese nelle situazioni di difficoltà che avrebbero potuto incontrare. A pochi mesi di distanza ci siamo ritrovati a dover affrontare in primis come cittadini qualcosa che nell'immaginario comune non era pensabile né prevedibile. Una pandemia che ha messo a dura prova ogni paese, ha messo in ginocchio intere economie e sistemi produttivi, ma soprattutto ha colpito quello a cui ogni essere umano tiene di più, gli affetti, gli amici, i colleghi, ed è a loro che vi chiedo di fare un applauso. Perché la rilevanza dei temi di cui oggi parleremo non deve mai distogliere l'attenzione dall'importanza che nella vita e nelle nostre imprese hanno le singole persone, il capitale umano. Sono stati mesi difficili per le nostre aziende e non posso negare che è stato complesso anche per la nostra associazione, che ha dovuto e voluto rimboccarsi le maniche per fare quello per cui Anfia esiste, essere sempre a fianco delle imprese. Il lockdown, i fermi produttivi, i servizi essenziali, i codici Ateco, i dispositivi di protezione, i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, il susseguirsi quasi quotidiano di disposizioni normative da analizzare, interpretare, semplificare e comunicare alle imprese. Nel minor tempo possibile, le proposte portate al governo e le soluzioni adottate per mitigare gli impatti sulla filiera. Siamo stati pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie e da presidente di Anfia posso dirvi che lo abbiamo fatto con serietà e il team di Anfia ha lavorato giorno e notte e nei weekend per individuare le difficoltà comuni del nostro settore e dare ascolto alle tante, tantissime esigenze prospettate dalle singole aziende senza far distinzione tra grandi, piccole e new entry. Anzi, nei primi tempi abbiamo scelto di condividere alcune nostre analisi anche con aziende della filiera non associato, perché ci sembrava doveroso in un momento così di grande difficoltà supportare tutte le imprese. Di fatto, inconsapevolmente, è stata per noi Anfia la campagna di marketing più efficace che potesse esserci, perché abbiamo messo in campo con professionalità, come dicevo, ma abbiamo arruolato 75 nuove imprese che hanno riconosciuto l'importanza e la professionalità del lavoro Anfia e quindi fatto negli ultimi 2 anni. A 10 anni dal 2012, anno che fortemente segnato la storia della nostra associazione, complici la recessione di quegli anni e la definitiva uscita del gruppo Fiat, a fine 2011. Anfia ha completamente cambiato pelle, ha saputo rinascere e da quello che sembrava le sue ceneri ha raddoppiato la base associativa passando da 228 a 450 associati e ha ricostruito una relazione sinergica di reciproca collaborazione con Stellantis, Iveco, Ferrari, Marelli, ancor più solida di 10 anni or sono. E questo insieme a tantissimi attestati di stima e di conoscenza che ancora oggi imprenditori e manager di aziende associate ci riconoscono.
è motivo per noi di grande orgoglio e lo voglio partecipare a tutti voi. Un grazie sentito al team di Anfia e in particolare a Gianmarco Giorda, nostro direttore. Torniamo ad oggi, perché i temi che ci apprestiamo ad affrontare oggi non sono industrialmente e socialmente meno potenti. Come sapete, la nostra filiera è una filiera industriale eterogenea, che racchiude i migliori car design del mondo, imprese che in Italia producono ogni tipo di veicolo, di allestimento e rappresentiamo componentisti di ogni fase, prodotto non ultimo, e sottolineo, il comparto motorsport, fiore all'occhiello del nostro Made in Italy. Vediamo ora insieme qualche numero. Il mercato italiano ha avuto un picco positivo nel 2017 con quasi 2,2 milioni di immatricolazioni, per poi seguire costantemente una decrescita fino alla pandemia. Nel 21, nonostante il confronto con un anno decisamente pessimo, non si è avuta una crescita tale da tornare ai volumi pre-pandemici e il primo trimestre di quest'anno registra un meno 22 rispetto ai tre mesi dell'anno scorso. Spostando poi lo sguardo sulla produzione, la situazione di sofferenza è evidente. Dopo la crisi del 2012, la produzione torna a crescere nel 2014 e supera la soglia fatidica del 1 milione di unità prodotte nel 2015, 16 e 17 per poi ricominciare una inesorabile discesa. Nel 2020, con il lockdown della primavera e le prime strozzature sulla supply chain. Nel 21 produzione cresce ma non torna ai livelli del 19. Il dato che risalta agli occhi è che nel 2000 la produzione di autoveicoli in Italia superava 1,7 milioni di unità prodotte, mentre nel 21 non si è toccata nemmeno la metà di questi volumi. Devo dire peraltro che le produzioni dei veicoli commerciali leggero e dei truck tengono bene e la produzione di autobus sembra sulla buona strada per avere nei prossimi anni una crescita significativa. Il dato sulle auto deve far riflettere, perché è fondamentale importanza per l'Italia ritornare ad essere un produttore significativo di autovetture, anche perché con questi numeri il confronto con i nostri competitor europei è impietoso. Nel 2000 eravamo il quinto paese per produzione di autovetture, oggi siamo settimi, superati da Repubblica Ceca e Slovacchia, che hanno una storia produttiva evidentemente nell'automotive più recente rispetto alla nostra storia, al nostro standing. Nel 2021 in Italia si sono prodotte solo 440.000 vetture, la metà della produzione della Gran Bretagna e un quarto di quella spagnola. Cari amici, la soglia del 1 milione di vetture prodotte all'anno è un target che dobbiamo provare in ogni modo a raggiungere nel breve termine e sarà irrinunciabile per offrire alla componentistica italiana una indispensabile opportunità nel mercato domestico, necessaria sponda alle soddisfacenti operazioni di internazionalizzazione intraprese negli anni dalle nostre coraggiose aziende. Siamo pienamente coinvolti nelle grandi sfide che abbiamo davanti per il raggiungimento degli obiettivi collettivi di decarbonizzazione e per garantire al futuro della mobilità di persone e merci di poter contare su mezzi di trasporto sempre più sostenibili. Le aziende della filiera stanno facendo investimenti importantissimi per efficientare i processi produttivi e dove non c'è modo di intervenire in maniera diretta, per esempio sulle emissioni derivanti dai consumi energetici, stiamo studiando metodi di compensazione come la cattura delle CO2 emessa che possa contribuire a rendere le nostre produzioni carbon neutral. Va in questo senso la proposta di legge che stiamo elaborando a partire da uno studio del CNR che ha classificato gli alberi individuando la capacità di mitigazione di ciascuna specie in ambiente urbano e suburbano
individuando le singole quantità di assorbimento equivalente di CO2 emessa dalle auto per una data percorrenza annua, compreso l'assorbimento del particolato. La proposta mira ad introdurre un'innovazione di carattere culturale, dove tutti sono consapevoli dell'impatto che generano sull'ambiente e tutti possono contribuire materialmente a mitigare gli effetti attraverso progetti di potenziamento e recupero del patrimonio forestale, boschivo e agricolo, che contribuiscono, come detto, alla cattura delle CO2. La certificazione attestante la reale compensazione delle emissioni di anidride carbonica prodotta dall'impresa produttrice potrebbe garantire alle imprese una premialità per gli effetti benefici sull'ambiente di questi progetti da evidenziare nei bilanci di sostenibilità. Per la prima volta, manifattura, patrimonio boschivo e agricoltura genereranno risultati epocali in termini di nuove opportunità, crescita e tutela dell'ambiente. A questo impegno di ridurre le emissioni industriali che accomuna tutto il mondo produttivo si aggiungono, come sapete, le proposte del Fit for 55 che la Commissione europea ha rappresentato lo scorso luglio, dopo la prima ondata di Covid, il primo scoppio della guerra russa e ucraina. Mi permetto di evidenziare questi incisi temporali sul momento in cui il pacchetto è stato presentato perché non credo siano di poco conto per comprendere appieno quel che sta succedendo e magari per provare per l'ennesima volta, o forse l'ultima volta, visto che in questi giorni si stanno decidendo le sorti del settore automotive europeo, ad avere un approccio realistico, non ideologico, ambientalmente ambizioso, ma anche socialmente compatibile e industrialmente competitivo. La pandemia e la guerra in Ucraina ci hanno mostrato quanto la nostra filiera sia interdipendente e globalizzata, come mostrerà il dettaglio anche l'intervento del professor Magri, che ringrazio anticipatamente. Ricordiamo bene tutti, durante il lockdown produttivo italiano, i numerosi appelli dei costruttori tedeschi, della cancelliera Merkel, di riavviare le produzioni della componentistica italiana perché senza i nostri prodotti si sono fermati gli impianti di produzione tedeschi. Il protrarsi della carenza dei semiconduttori da Taiwan ha rallentato e sta rallentando le produzioni di veicoli in mezzo mondo, situazione aggravata dal conflitto tra Ucraina e Russia, paesi dai quali proviene il 50% del gas neon mondiale impiegato nei laser che incidono i circuiti richiestissimi, i microchip. A causa inoltre dell'aggressione in Ucraina è fortemente rallentata la produzione del polo industriale locale dei cablaggi, che fino a qualche mese fa impiegava in Ucraina 60.000 persone con 38 fabbriche. La carenza di questi componenti sta creando frequenti e in qualche caso prolungate chiusure di stabilimenti produttivi di veicoli e di componenti perché, come sappiamo, un veicolo può arrivare a contenere oltre 5 km di cavi. Le sanzioni poi alla Russia hanno poi creato carenza di materie prime, come nickel e palladio, essenziali nelle produzioni, e messo in evidenza il vulnus energetico europeo e ancor più quello italiano. L'aumento dei costi dell'energia e quello delle materie prime sta mettendo a dura prova la sostenibilità economica delle nostre produzioni. Ci sono comparti della nostra filiera, ad esempio i rimorchi e i semi rimorchi, che stanno lavorando in perdita, e questo non è il modo di fare impresa. Vogliamo, al contrario, creare valore aggiunto occupazionale e ricchezza per il Paese. A tutte queste contingenze aggiungiamo gli impatti che avrà sulla nostra filiera la proposta della Commissione di modificare la regolamentazione approvata nel 2019 sulla riduzione delle emissioni delle nuove flotte di auto e veicoli commerciali, portando tra le altre cose il target di riduzione della CO2 al 100% sin dal 2035. Senza fare distinzione tra autovetture e autoveicoli commerciali e senza rinnovare le deroghe di definizione degli specifici target per le imprese che producono meno di 10.000 veicoli. Su questo ultimo punto fatemi dire che è una proposta che non solo non dà nessun contributo ambientale, ma che colpisce praticamente i brand italiani, i brand in particolare della Motor Valley
che tanto osanniamo, che tanto meritatamente apprezziamo e che sono veramente unici nel mondo. Speriamo che anche solo last minute i nostri rappresentanti se ne accorgano. A parte questo inciso, sappiamo bene che si tratta di una proposta complessa di cui si sta discutendo animatamente a Bruxelles, senza che si sia ancora creata una posizione prevalente, anche perché gli impatti sociali e industriali di questa proposta non sono stati quantificati dalla Commissione e saranno molto diversificati nei paesi dell'Unione Europea. L'Italia è il paese che subirà gli effetti peggiori a livello di capitale umano e che si stima avrà bisogno di un tempo più lungo per la ripresa, come afferma uno studio redatto da CLEPA a cui abbiamo collaborato. Non possiamo non tenerne conto. Detto questo, è innegabile la necessità di dover far fronte ai cambiamenti climatici, definendo una roadmap di decarbonizzazione che veda impegnato a tutti, globalmente, imprese, governo e cittadini. Tengo a sottolineare che ANFIA sostiene e perseguirà sempre gli obiettivi di sostenibilità, ma non possiamo dire che puntare tutto su una sola tecnologia sia la soluzione migliore per affrontare il cambiamento climatico. E questo non lo diciamo solo noi. Lo sta ripetendo da tempo anche la cofondatrice del movimento Friday for Future, Vanessa Nakate, attivista ugandese con il cambiamento climatico. Lei ci ricorda che non tutte le azioni climatiche portano giustizia climatica e che bisogna saper dire chi sono quelli che beneficiano di una tecnologia e chi ne viene danneggiato. Recentemente anche in programmi TV di approfondimento si è ribadito che le auto elettriche, che potevano sembrare la totale soluzione, stanno evidenziando delle ingiustizie climatiche, perché produrre sempre più batterie per far muovere in auto elettriche i cittadini europei sta facendo crescere lo sfruttamento di donne e bambini nelle miniere in cui si estraggono i materiali e i minerali indispensabili per le batterie stesse. Preciso. Preciso, se ce ne fosse ancora bisogno, che per ANFIA lo sviluppo della mobilità elettrica è un pilastro fondamentale della propria missione. È una tecnologia del futuro, un percorso abbracciato da tutti i costruttori di veicoli. Una parte importante del nostro lavoro consiste senza dubbio nel sollecitare le aziende della filiera a cogliere le opportunità di sviluppo offerte dall'elettrificazione. Ma dobbiamo altresì prendere atto che questa volta alle nostre imprese non viene chiesto di valorizzare al massimo e al meglio le capacità ingegneristiche che hanno fatto la storia e la crescita economica del nostro continente. Questa volta il legislatore europeo vuole dismettere completamente tutti i prodotti della sua filiera più importante per abbracciare una sola tecnologia, ad oggi di totale dominio asiatico, creando in questo modo pericolosi squilibri anche democratici, non solo per il mercato, ma soprattutto nell'ambito sociale, per il forte impatto sul sistema industriale dove verranno messi a rischio in Italia migliaia di posti di lavoro, stimiamo circa 73.000, a fronte di circa 6.000 generati dalle nuove tecnologie. Il nostro approccio quindi è semplicemente razionale ed olistico e sfido chiunque a dire che la nostra sia solo una battaglia di retroguardia, perché il nostro lavoro non è semplice, ma come quello degli altri che hanno come unica mission quella di perseguire lo sviluppo di una o di altra tecnologia. Anche sulla base di diverse evidenze scientifiche siamo convinti che esistano tecnologie che insieme alla mobilità elettrica, e ripeto insieme, possano contribuire in modo significativo alla decarbonizzazione del nostro settore e che ci consentirebbero di raggiungere gli stessi obiettivi, preservando al contempo competenze, posti di lavoro della nostra filiera. Mi riferisco al contributo tangibile che possono dare i biocarburanti, i carburanti sintetici, così come l'idrogeno, sia come vettore per motore elettrico che come fuel cell. Tecnologia in cui la filiera italiana sta credendo tantissimo e su cui sta già facendo grandi investimenti.
Nel nostro ruolo di rappresentanza di uno dei più grandi ed importanti settori industriali italiani e europei abbiamo l'obbligo di cogliere le opportunità che lo sviluppo e la produzione di nuove tecnologie possono portare alle imprese e al sistema paese, pianificando strumenti per supportare gli investimenti in ricerca e innovazione, investimenti produttivi e riconversioni. Dobbiamo spingere le imprese a fare squadra, a creare progetti di filiera, come fatto è stato fatto nel Borgo 4.0, che si è dimostrato un'iniziativa tanto complessa quanto aggregante, innovativa e trasversale a nuovi trend della mobilità. Ma come ormai tutti sanno, ci saranno imprese che con la transizione potrebbero non farcela e anzi il dovere di aiutarle e anche di dar voce al loro grido di allarme, perché questa è una scelta politica, come abbiamo detto, che inciderà su molte aziende e di conseguenza su molte famiglie. Sono questi due filoni su cui poggia il lavoro quotidiano di Anfia e sui quali si sta lavorando dall'insediamento di questo governo, che, cosciente del peso economico ed occupazionale della filiera, ha istituito un fondo automotive stanziando 8,7 miliardi fino al 2030 per supportare il settore nella transizione. Abbiamo qui un alfiere di questo provvedimento, che è il ministro Giorgetti. La prima misura attuata sono stati gli incentivi, una misura che racchiude tutto quello che abbiamo sempre detto in questi anni, ossia che si possa e si debba agire in maniera olistica sui diversi obiettivi che bisogna raggiungere come sistema paese, e quindi in primis sostenere le infrastrutture per la mobilità elettrica incrementando le produzioni nazionali di veicoli elettrificati e sviluppando la filiera italiana. Sostenere la transizione della più importante filiera italiana con il peso economico e occupazionale notevole per la nostra nazione. In questo senso, aver definito i primi 3 anni degli incentivi tecnologicamente neutrali darà certamente impatti positivi al tessuto industriale della componentistica, come dimostrato dagli importanti risultati dell'analisi che abbiamo fatto sugli impatti industriali degli incentivi. Un ritorno è che in pochi giorni più che dimezzato il fondo per 61.135 di emissioni di CO2 di vetture. C'è poi l'assoluta necessità di migliorare la misura sui veicoli commerciali leggeri, perché, come appena detto in riferimento alle auto, le misure di sostegno al mercato fanno parte di una strategia complessiva di sostegno alla transizione industriale e di decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per quanto riguarda invece le misure di politica industriale da adottare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ribadiamo la necessità di agevolare le scelte di aggregazione della nostra filiera, le acquisizioni internazionali per sconfiggere il noto effetto del nanismo dimensionale. Occorre far crescere una catena del valore delle batterie in Italia, a monte delle gigafactory, perché le gigafactory sono investimenti importanti, ma sono stabilimenti automatizzati dove sostanzialmente vengono assemblate le celle, il cui know-how risiede soprattutto in Asia. Dobbiamo quindi far crescere in Italia la capacità di raffinare i metalli, rafforzare le competenze sulla chimica delle celle, avviare la produzione di catodi per avere realmente un valore aggiunto nella catena rispetto al semplice, seppur importante, assemblaggio delle singole celle. E molte di queste attività potrebbero essere attivate attraendo investimenti dall'estero, ambito in cui l'Italia può e deve recuperare spazi nei confronti dei paesi competitor. Bisogna lavorare quindi sul sostegno della ricerca e dell'innovazione nei nuovi trend della mobilità. Aiuteremo le imprese a capire che cosa possono fare nei prossimi anni, garantendogli consulenze qualificate, e poi supportare le riconversioni industriali, ponendo misure per la riconfigurazione degli impianti e il reskilling dei lavoratori. Di questo si parlerà nella prossima tavola rotonda. Già da tempo con il governo e con i ministri competenti il lavoro è strategico e quotidiano su questi temi e su tantissimi altri. Provo a citarmi, sono quasi in chiusura, velocissimamente alcuni dei più importanti, come il riposizionamento competitivo della filiera autobus italiana per supportare l'incremento delle produzioni di mezzi a bassa emissione,
Incentivare le aziende della componentistica auto a valutare le enormi opportunità che potrebbero scaturire dagli ingenti fondi previsti dal PNRR per il rinnovo del parco autobus elettrici ed idrogeno. Lo sviluppo delle reti infrastrutturali, sia per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito pubblico e privato, sia quelle per i rifornimenti di idrogeno. La valorizzazione del biometano, del bio-LNG, dei carburanti sintetici a basso contenuto di carbonio. La decarbonizzazione e l'efficientamento energetico della logistica delle merci urbana e di lungo raggio. Potrei citare davvero tanti altri esempi, ma voglio rubare altri spazi a questa giornata che spero possa offrire spunti utili ed elementi per supportare le imprese. Lasciatemi ora sentitamente ringraziare il Ministro Giorgetti per l'intensità delle sue battaglie in nome della nostra filiera, sia in Italia che a Bruxelles, dove insieme al Ministro Cingolani sta portando da mesi possibili soluzioni alternative alla schizofrenia monotecnologica proposta dalla Commissione. Grazie Giancarlo, continuiamo insieme anche con tanti amici e colleghi di altre associazioni qui presenti a far valere le oggettive ragioni della posizione italiana. Manca ancora l'ultimo miglio, la prossima settimana ci sarà la votazione in plenaria al Parlamento europeo e, come dicevamo prima, non essendoci una posizione prevalente nemmeno dei diversi raggruppamenti politici, ogni voto conterà. E l'auspicio che i nostri europarlamentari votino pensando anche agli interessi del Paese è un auspicio grande. Sarebbe un vero peccato mettere a repentaglio tante eccellenze italiane per pochi voti. Quindi il mio auspicio, il mio augurio, il mio pressing è perché ci sia la ragione al di là della ideologia. E sempre in tema di scelte europee, spero che la BCE sappia decidere sull'aumento dei tassi. La nostra inflazione, diversamente da quella degli Stati Uniti d'America, deriva dai prezzi energetici e alimentari, non è da un eccesso di domanda. Non rendiamo ancora più asfittico il credito alle imprese con tassi interessi più alti, sarebbe un altro peso forse insostenibile. Concludo ringraziando il Presidente Draghi, che purtroppo per impegni improrogabili non è potuto essere con noi, per l'impegno anche finanziario che questo Governo ha messo a disposizione della filiera per affrontare la transizione. Abbiamo voluto prendere in prestito per il titolo del nostro evento, come avete visto, una sua celebre frase. Che ricordiamo tutti come il momento che segnò l'impegno ad affrontare uniti la più grande crisi che la nostra moneta abbia mai affrontato. Oggi vogliamo dare al Paese e alle nostre imprese lo stesso messaggio. Ci impegneremo per fare Whatever's Thanks per il rinascimento dell'automotive italiano. Concludo con un pensiero di modernità, dicendo: non abbiate paura della modernità. È come una spada utile a combattere, solo abbiate l'accortezza di saperla usare quando prendendola per il manico e non per la lama. Quindi usiamo la modernità con intelligenza. Grazie Paolo Scudieri. E adesso, dopo i tanti spunti che questa relazione ci ha offerto, io invito il professor Magri, presidente, vicepresidente esecutivo ISPI, a raggiungerci qui. Gli stringo la mano sperando che il microfono non mi lasci. Si metta pure. Sì, benissimo. Dove preferisce? Lì va. Mettiti pure distante. No, così diciamo. No, non per il Covid, ma perché così lei è più centrale alla sala. E presidente Magri, lei è un esperto di geopolitica come pochi. E siamo praticamente a 100 giorni dall'inizio di questa guerra. Draghi ieri ha detto: è importante
che Putin non la vinca questa guerra. Ma che vuol dire che non la vinca? Una pace che intervenisse con la Russia, che di fatto ha conquistato il 20% strategico dell'Ucraina, sarebbe una pace che porrebbe l'autocrate in una posizione di non vincitore, secondo lei? Grazie innanzitutto dell'invito, che ho colto con piacere ma con qualche timore per la presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, perché mi è successo negli anni del mio lavoro di partecipare a diversi incontri con tuoi predecessori e ho il ricordo di un incontro a Confindustria Bergamo, dove io facevo la relazione dove il Presidente Scudieri, in tempi tranquilli rispetto adesso, lei ha parlato di Menfi, diceva ci sembravano problemi quelli di Menfi, la Brexit, e io faccio il mio intervento, che poi cerco di non essere catastrofico, ma non era un quadro particolarmente eccitante, e dopo di me interviene il ministro dell'epoca, che era Calenda, sale sul podio, si mette lì e dice, ecco, dopo le cose, e il senso era dopo le stronzate, che ha detto Magri, io dovrei convincervi a investire. E mi ricordo che era stato abbastanza scioccante. E quelli erano tempi in cui il quadro era tranquillo rispetto adesso. Noi ci diamo del tu, ci conosciamo. Tu sì. Mi chiedi come va a finire. E ci interroghiamo da 100 giorni su come va a finire. Noi sappiamo che vediamo in questo momento dinamismo dove vorremmo calma e vediamo stallo dove vorremmo dinamismo. Vediamo dinamismo militare sul terreno dove vorremmo la tregua, dove vorremmo la pace, e lo vediamo dai russi, dopo che per 3 mesi, e forse dovremmo farci qualche domanda, se le nostre fonti quotidiane dei servizi di intelligence inglesi che traduciamo e mettiamo sui giornali, perché per 3 mesi ci eravamo convinti che i russi non avevano azzeccata una. Avevano i generali incompetenti che oltretutto morivano, mancavano le munizioni, la linea di fornitura non funzionava, e adesso improvvisamente sono 10 giorni che, lenti ma inesorabili, i russi stanno avanzando. E gli ucraini stanno dicendo la situazione è drammatica. Ed è drammatica perché i russi, in quella piantina che ormai conosciamo tutti quotidianamente, hanno 3 lati di un box e nel centro di questi 3 lati c'è la parte più importante dell'esercito ucraino. E dall'altra parte abbiamo invece lo stallo dove vorremmo dinamismo, lo stallo totale sul negoziato, lo stallo sui sottoprodotti di questa guerra, l'allargamento della NATO appesa all'Erdogan ricattante, lo stallo totale su un altro sottoprodotto di questa guerra, la crisi del grano. Non si mettono neppure d'accordo, e potrebbe essere un luogo di dialogo, perché non è l'obiettivo né dei russi né degli ucraini creare la guerra del grano, non interessa a nessuno, è un sottoprodotto. Potrebbero trovare un fattore di dialogo, ma non si mettono neanche d'accordo su chi ha messo le mine. Gli ucraini dicono che le mine nel porto di Odessa le ha messe i russi, e i russi dicono che le ha messe gli ucraini per non far sbarcare i russi. E non c'è neanche bene accordo sul che fare, più armi. Pensate in questi giorni Biden che sembrava lì lì, noi abbiamo visto sulle armi il passaggio da armi sì, armi no, armi difensive, armi offensive, adesso armi media gittata, armi lunga gittata, sembrava che questa sarebbe stata la settimana delle armi lunga gittate americane, Biden ha frenato. E sulle sanzioni... dove abbiamo 2 modi di guardare la decisione di ieri sera, quella sul petrolio. Chi vuole essere critico a tutti i costi dice l'Europa è già divisa, 26 giorni per trovare un accordo che limita al 90%. Chi vuole essere realista e ottimista dice è incredibile che noi, che temevamo che i russi ci chiudessero i rubinetti, abbiamo impiegato solo 26 giorni per dire ai russi che non vogliamo più il loro petrolio. E il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Sì. La interrompo però. Sì. L'Europa però è divisa, ed è divisa non solo sull'embargo, evidentemente, ancorché, come lei ha detto, in extremis questa notte è stato raggiunto, e poi mi dirà quanto vale, ma è divisa per esempio anche
sul momento in cui la guerra deve chiudersi, perché la posizione della cosiddetta pace, vista dalle repubbliche baltiche, dalla Polonia, è molto diversa da come la vediamo noi, è così? Ma ci ricordiamo l'Europa sulle guerre precedenti a che livello di divisioni era? Non nego, ma noi abbiamo avuto guerra in Iraq e guerra in Libia in cui addirittura l'Europa, pensiamo alla guerra in Libia, Italia e Francia erano dalla parte opposta. In Iraq, fra astenuti, contrari col veto e gente come l'Italia e la Spagna che mandò armi e soldati, questa guerra, che non è paragonabile per impatto e significato, noi possiamo dire che l'Europa, e ci arrivo, non voglio fare il romano, quello che diceva tutto bene Madama la Marchesa, l'Europa ha dentro di sé dei mal di pancia. Quello sul petrolio più che giustificato, cioè noi siamo campati a petrolio e gas russo, sbagliando, ma è un dato di fatto, non è che da un giorno all'altro, senza considerare i gasdotti, gli oleodotti, cioè Orban ha fatto un piacere a tanti altri paesi nell'andare avanti lui, perché ad altri veniva da ridere nel rallentare, nella cautela. Ma questa Europa chiaramente ha al suo interno, su questa crisi, i duri e puri, quelli che dicono fino a Mosca, umiliare, che poi Macron non l'ha detto, è stata strumentalizzata, i paesi baltici, la Polonia e la Gran Bretagna, che deve ricostruirsi un ruolo mondiale, che vede in questa crisi drammatica un'opportunità, e poi ha dei paesi che dicono sì ma. E cos'è il sì ma? Il sì ma è la ragione, Presidente, lei ha chiuso, la ragione al di là delle ideologie, il realismo accompagnato al riconoscimento dell'eroismo, il valutare la situazione sul terreno e non solo le ipotesi teoriche. E lì chi sostiene questo, devi stare attento ormai perché c'è la tifoseria, viene tacciato di essere disposto a un compromesso con Putin. Qui c'è un punto oggettivo. Tu hai un paese, l'aggressore, deprecabile, che in questo momento controlla, l'ha detto poco fa lei, il 20% del territorio ucraino. È possibile, ed è un paese nazionalista, arrogante, imperialista, è credibile, pensabile che l'endgame, su questo mi interrogava, possa essere che c'è un accordo per cui in cambio di non so cosa i russi tornano indietro di questo 20% di territorio, dove anche loro, in modo malsano, in modo criminale, hanno comunque perso migliaia di persone e utilizzato buona parte dell'esercito. Non è credibile. E qui vengo alla domanda sua di prima, c'è una parte di Europa, la Francia, la Germania, anche l'Italia, che dice dobbiamo, serve la pace, serve il negoziato, e dire serve il negoziato vuol dire iniziare a negoziare, e iniziare a negoziare come in tutti i negoziati vuol dire che perdi qualcosa per guadagnare qualcosa d'altro, questo è il tema. Altre posizioni di altri paesi sono legittimamente dal loro punto di vista, ma intransigenti. Sempre il Presidente prima diceva speriamo che i nostri eurodeputati votino pensando all'interesse nazionale. Presidente l'interesse nazionale non è una bestemmia. Interesse nazionale che non può dimenticare gli ideali e i valori. La politica è fatta di interessi nazionali e di ideali e valori. Se hai solo l'interesse nazionale è realismo cinico, se hai solo valori è idealismo. Anche in questo, come nei temi che lei, Presidente, ha lanciato prima, serve un dialogo fra queste due componenti. È un tema, mi perdone, lo dico con partecipazione, perché questo tema del rapporto fra emotività, valori e realismo, anche cinico, in questi tre mesi in cui per lavoro mi continua a capitare di dover commentare, magari con in studio rappresentanti ucraini che hanno famiglie là che stanno morendo, devo cedere all'emozione o devo tenere il punto sul realismo, razionalismo, anche interesse nazionale? Io posso permettermi di fare quello che voglio. I leader politici devono tenere insieme i leader dei paesi queste due componenti. Due cose. Io credo che l'Italia, quando non cerca protagonismi negoziali che non possiamo avere, ne stia uscendo in modo dignitoso.
Ministro Giorgetti, qualche anno fa noi saremmo stati nel mirino di quelli che dicevano che eravamo gli amici del giaguaro, gli amici di Putin, quelli che eravamo il ventre debole di questa Europa. I tedeschi ci hanno molto aiutato andando avanti loro perché non veniva da ridere. Noi siamo riusciti a tenere in questa crisi, pur avendo le stesse cautele, una posizione in cui nessuno può dire che l'Italia è il ventre molle di un'Europa che cede ai prepotenti. Due domande e poi apriamo la tavola rotonda perché il tempo stringe e la prego di darmi delle risposte lapidarie come lei sa fare. Alla luce di questo ruolo dell'Italia, la possibilità di una mediazione che parta da un partito, così come quella che aveva proposto in questi giorni Salvini, in un contesto europeo così divisivo, al di là di tutti i riflessi che evoca, ma ha una minima possibilità di successo? Se le faccio una risposta corta, mi fa una domanda in più? Sì. La risposta è no, mi fa la domanda in più? Le faccio un'altra domanda, certo. L'interesse nazionale dell'Ungheria alla deroga sull'oleodotto, no? Avvantaggia qualcuno e qualche paese in questo embargo oppure no? Le motivazioni di Orban sono politiche ed economiche. Quelle politiche ci danno fastidio, quelle economiche sono comprensibili. E sulle motivazioni economiche di Orban anche altri paesi hanno trovato sponda. Sulle motivazioni politiche, quelle di rompere le scatole comunque in Europa e quello di lanciare un messaggio a Putin che lui comunque non è cattivo, gli vuole bene comunque, non siamo d'accordo. Su quelle economiche c'è del realismo. Io ruberei, se abbiamo ancora qualche secondo, vorrei due battute su due temi che sono stati molto presenti nell'intervento del Presidente. Cosa aspettarci dalla globalizzazione dopo questa crisi? Cosa aspettarci sulla transizione energetica, che si chiamava un tempo ecologica, dopo questa crisi? Sulla globalizzazione noi e voi state sentendo dei messaggi drammaticamente allarmanti, la fine della globalizzazione, la regionalizzazione. È chiaro, lo sappiamo, eravamo già col Covid, già prima del Covid, con Trump, in una globalizzazione non più scintillante come prima. Ed è chiaro che è venuto meno in questa crisi l'assioma della globalizzazione. La globalizzazione parte dal presupposto che dove passano le merci non passano gli eserciti. Fai i soldi, non fare la guerra. Davos. Noi stiamo verificando che dove ci sono gli eserciti non passano le merci. Quindi stiamo. E lì stiamo sentendo dal Covid il reshoring, che si capiva, questa stupidata del friendshoring, perché tu vorresti fare affari solo con i tuoi amici, ma gli amici di chi? Gli amici degli americani? Gli americani sono quelli che ci hanno insegnato con i loro affari, col golf, con tutti i paesi, che anche i figli di buona donna sono amici, basta che siano i tuoi figli di buona donna, ma non erano necessariamente anche i nostri figli di buona donna. E poi il friendshoring, Ministro, col gas, whatever it takes, non è che sono proprio amici del giaguaro quelli da cui stiamo andando a comprare il gas. Cioè, i paesi che voi visitate per chiedere il gas, qualche anno fa eravamo andati dai russi perché i russi ci sembravano più, perché quando si dice ma perché siamo dei russi? Ma perché quando noi vedevamo la Libia, la Tunisia, l'Algeria, ci sembravano più instabili quelli e i russi dicevamo tanto lì abbiamo Putin per 35 anni e ci fornisce le cose. Quindi sulla globalizzazione attenzione, ma se non succede con la Cina, e la Cina non è fessa, un'alleanza vera della Cina con la Russia, che quindi ci porterebbe con gli americani che hanno il dente avvelenato, Biden che ci ricorda con Blinken, il nostro problema numero uno è la Cina e quindi, come dire, se succede qualcosa con la Cina noi americani la puniremo e lì allora abbiamo un problema. Speriamo nella saggezza dei cinesi. Grazie, grazie Paolo Magri, ma adesso proprio perché questo tema introduce anche il contributo di altri due autorevolissimi ospiti. Prego Paolo Scaroni, Deputy Chairman di Rothschild, a raggiungermi sul palco e Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Medio Credito Centrale. Grazie. Grazie. Io sto o mi hai già cacciato? No, non solo la caccio. Lei adesso mi darà sponda perché adesso si trasforma in giornalista, perché in fondo gli analisti di geopolitica sono dei giornalisti più bravi dei giornalisti e quindi io mi avvarrò della sua collaborazione. Ma intanto voglio chiedere al Presidente Scaroni
questa lettura della globalizzazione che lui dà, qual è? È finita la globalizzazione? Questa vulnerabilità nella catena di approvvigionamento che abbiamo drammaticamente scoperto e questa interdipendenza di cui oggi abbiamo coscienza ci impone degli accorgimenti. Sì, continueremo a fare affari anche con i nostri nemici, però forse dobbiamo proteggerci un attimo dagli scossoni che possono derivare dal quadro internazionale. Ci insegna qualcosa questa vicenda? Dunque, io non penso che la globalizzazione sia morta, penso però che venga ridimensionata, e quanto stiamo vivendo in questo momento ci porta a rivisitare dei pezzi di globalizzazione sui quali non ci soffermavamo e che oggi ci lasciano perplessi. Ne cito uno solo, visto che siamo qui in Anfia, cioè tutto il mondo elettrico e tutto il mondo delle rinnovabili vede la Cina come un protagonista semi-monopolista delle componenti e di tutto quello che facciamo. Parliamo naturalmente dei pannelli fotovoltaici piuttosto che dei rotori degli impianti eolici, e potrei andare avanti a lungo parlando di questo tema. Allora, quando per esempio si parla di rinnovabili, si parla della transizione energetica, ecco, qualcuno comincia a chiedersi: sì, ok, molto bene la transizione energetica, ma vogliamo passare dalla dipendenza dell'OPEC alla dipendenza dalla Cina? Ecco, da questo punto di vista la globalizzazione viene rivisitata oggi nelle sue componenti. Parlo di questo, ma anche di tante altre cose. Ma quindi noi ci facciamo un po' male, ha ragione Paolo Scudieri quando dice che il legislatore europeo vuole dismettere completamente tutti i prodotti della sua filiera più importante per abbracciare una sola tecnologia oggi di totale dominio asiatico, la chiama schizofrenia monotecnologica. Ha ragione? Beh, assolutamente ragione, non c'è il minimo dubbio. Aggiungerei poi che lo si dice poco, ma l'auto elettrica è pulita solo se l'elettricità che usiamo è pulita. Per esempio, in Cina, che è il più grande mercato per automobili elettriche, il 65% dell'energia elettrica viene fatta da carbone. Quindi, se noi non siamo in grado di produrre energia elettrica da rinnovabili, beh, è inutile che scommettiamo tanto sulle automobili elettriche. Le due cose vanno insieme, e su questo la Cina ha la parte del leone. Senta, lei in un'intervista di recente ha detto che la politica energetica l'hanno fatta i bias cognitivi delle opinioni pubbliche italiane, per le quali la sostenibilità è stata a lungo una retromarcia dello sviluppo in nome di un'ideologia della decrescita. Come si inverte questo rapporto? Cioè, come si aiuta i cittadini, prima ancora che la politica, a comprendere che fare transizione energetica significa crescere di più consumando di meno, cioè disallineare lo sviluppo dal fabbisogno energetico, ma non negare lo sviluppo? Io veramente non dicevo proprio così, no? Esprimo due concetti semplici. Allora, il primo è che noi italiani siamo più dipendenti dal gas come fonte energetica che utilizziamo tutti noi, di altri paesi, compresa la Germania e tutti gli altri paesi europei, semplicemente perché i nostri concittadini hanno rifiutato praticamente qualunque altra fonte d'energia. Quindi ci siamo rifugiati nel gas perché abbiamo abbandonato il nucleare, non possiamo esplorare il gas nell'Adriatico, siamo passati alla Russia perché non riusciamo a costruire i rigassificatori. Ma questo non è un problema della politica, è un problema degli elettori, dei cittadini, che sono pronti immediatamente a far comitati, controcomitati. E siccome i politici hanno la tendenza a voler essere eletti, tengono conto di questi messaggi che gli vengono dal territorio e cosa possono fare? Li recepiscono. Per cui io dico, per citare un esempio, se domani mattina emanassimo una legge che dice nucleare a go-go, non faremo un impianto nucleare manco a morire, perché appena scegliamo una localizzazione avremo comitati, controcomitati, gente in piazza. Quindi devo dire che dobbiamo fare un po' un mea culpa su questo terreno delle rinnovabili e della transizione energetica. Noi italiani siamo fatti così,
pagheremo un prezzo per questo, naturalmente già lo stiamo pagando e continueremo a pagarlo, ma siamo così noi italiani. Lei insegna fra l'altro alla Bocconi un corso di transizione energetica, è corretto? Beh sì, io insegno geopolitica dell'energia e naturalmente anche geopolitica della transizione energetica. Quindi speriamo che i nuovi politici facciano parte di quella classe dirigente che lei forma e quindi che si sottragga a questa tentazione del consenso. È un auspicio, ma per intanto vorrei sapere quanto pesa sull'economia europea, quanto peserà l'embargo del petrolio e quanto può pesare l'affrancamento energetico del gas che oggi in un'intervista al Corriere della Sera Descalzi colloca nel 2024-2025. Ma guardi, stamattina leggevo i giornali e vedevo il provvedimento che ha preso l'Unione Europea e devo dire, mi viene in mente tanto rumore per nulla. Cioè, se mi aveste chiesto a me 2 mesi fa che qualcosa di energia so, dimmi dove approderà l'Europa in termini di sanzioni energetiche alla Russia, avrei detto al gas non possiamo rinunciare, quindi sanzioni zero fino al 2024, perché sennò spegniamo la luce, viviamo al freddo e così via. Per quanto riguarda il petrolio, quei paesi che sono serviti da pipeline dalla Russia e non hanno accesso al mare continueranno a comprare petrolio della Russia. Cioè non è che c'era bisogno della von der Leyen che si riunisse 1000 volte, è una cosa talmente banale che non riesco a capire, ma devo dire che da questo punto di vista l'Unione Europea non mi sembra con molte voci desiderosa di fare annunci, ma nella buona sostanza non la vedo particolarmente efficace. Poi la situazione certamente è una situazione difficile. Senta, una parola è la grande amnesia del dibattito pubblico e quando viene pronunciata sembra che scoppi una bomba, lo ha fatto il ministro Cingolani più volte, poi adesso devo dire che anche lui ha smesso di farlo. Parlo del nucleare, è una tecnologia di cui potremo fare a meno? Dunque, allora dipende il soggetto. Noi pianeta non ne possiamo fare a meno. D'altra parte, mentre stiamo parlando, sono in costruzione 54 centrali nucleari, di cui per esempio 2 in Giappone, è appena terminata una in Finlandia che consente ai finlandesi di fregarsene del taglio del gas russo, la Francia ha annunciato 8 nuove centrali nucleari, l'Inghilterra pure e così via. Quindi il mondo non può rinunciare al nucleare se si pone l'obiettivo del net zero by 2050, no? Cioè, questa tecnologia ci piace, non ci piace, ma il grande vantaggio è che non emette CO2. Se poi la domanda è cosa farà l'Italia, l'Italia non farà niente. L'Italia è un paese che non è in grado di prendere decisioni, non è in grado di imporla ai cittadini. È proprio costituzionalmente fatta così. Le prendo soltanto un minuto per dirle che io a un certo punto ero amministratore delegato dell'Enel, parliamo di tanti anni fa, e ho avuto l'idea di fare un rigassificatore a Brindisi. A un certo punto ho preso tutti i politici di Brindisi, li ho portati in Francia a parlare col sindaco di una cittadina che si chiama Montoir, dove c'era un rigassificatore che funzionava. Dunque ho portato questi nuovi politici, sono andati da questo sindaco, hanno parlato del rigassificatore e così via, poi a un certo punto uno gli ha detto: ma senta, lei sindaco, ma perché ha accettato di fare questo impianto nel suo porto? Ah, dice, semplice, me l'ha chiesto la Francia. Fine della discussione. Ecco, io non riesco a immaginarmi l'Italia in cui ci sia un sindaco che dice me l'ha chiesto l'Italia. Non siamo fatti così, abbiamo tanti pregi, ma questo non ce l'abbiamo proprio, per cui di nucleare in Italia, non so, ne parleranno forse i pronipoti dei miei pronipoti. Ma l'obiettivo di cui parlava il sindaco Nardella rispetto alla necessità di ridurre o di azzerare, diciamo, i consumi, la produzione di CO2 nelle grandi città europee, è raggiungibile nella transizione energetica con fonti, per esempio, come l'idrogeno pulito, oppure no, guardi, quella è un punto, come dire, un punto ideologico che a cui si arriva solo con l'elettrico, che come vediamo è una prospettiva molto aleatoria.
No, dunque allora condivido, certamente le città sono la fonte principale di CO2. Allora, sull'idrogeno, scusate, non mi farei tante illusioni, no, nel senso che l'idrogeno non esiste in natura, cioè non c'è una miniera dove io scavo e viene fuori idrogeno. Lo estraggo o dal metano o lo tolgo dall'acqua. In entrambi i casi ho bisogno di elettricità o comunque di catturare la CO2. Quindi se non ho rinnovabili in quantità industriale non sarò in grado di produrre idrogeno. Tra parentesi, per spaccare la molecola dell'acqua consumo metà dell'energia che gli metto dentro, quindi l'idrogeno che ricavo è solo la metà dell'energia che ho messo dentro. Quindi diciamo, noi abbiamo un tema colossale che è quello di, parlo noi europei ma anche noi italiani, di produrre tanta energia elettrica da rinnovabile. Se non facciamo questo, beh, molte delle cose che ci raccontiamo sono chiacchiere vuote, perché l'elettrico non emette CO2 solo se l'elettricità che usa non è fatta producendo CO2. La politica del governo su questo tema è stata sufficientemente coerente in quest'ultimo anno oppure secondo lei c'è un vorrei ma non posso dietro qualche stop? No, no, dunque allora il governo cerca di fare tutto il possibile, il ministro Cingolani con cui ho parlato tante volte direbbe più o meno le cose che dico io, ma non perché l'ho convinto, perché sono cose abbastanza ovvie. Ecco, poi naturalmente ci scontriamo in Italia tra le decisioni politiche, la volontà politica e l'applicabilità di questo sul terreno. Adesso vediamo per esempio la scommessa degli impianti fotovoltaici ed eolici in Italia che hanno subito un rallentamento. Il governo dice faciliteremo le approvazioni, faremo dei provvedimenti di legge che le facilitano. Mi auguro che questo avvenga. Poi mi chiedo sempre cosa avviene sul piano locale, perché poi è sul piano locale che tutto prende un rallentamento. Ma cerchiamo di essere ottimisti e auguriamoci che tutto questo avanzi in modo positivo. Grazie Paolo Scaroni. E Bernardo Mattarella ha detto Scudieri nella sua relazione stiamo attenti ad alzare il costo del denaro, perché questa non è un'inflazione da domanda, questa è un'inflazione che è indotta dall'aumento dell'energia. Però stamattina abbiamo visto sui giornali a maggio 6,9 su base annuale, la Germania 7,9, mi pare che la Spagna stia più o meno lì. Insomma, che facciamo? Rischiamo di arrivare a doppia cifra e questa diventa poi una tassa, altro che riduzione dell'evasione fiscale, della pressione fiscale di cui parla Draghi, se arriviamo al 10% o no? Beh, intanto il Presidente Scaroni parlava del rischio di una salita dei tassi di interesse trainata da questa inflazione, che effettivamente sarebbe un problema, proprio perché è un'inflazione non da domanda, ma è un'inflazione da crescita dei prezzi. Quello a cui bisogna stare assolutamente attenti è evitare, così come è stato fatto nel 2020, è evitare in una fase ancora complessa, che viene dopo una fase drammatica, una stretta sul credito, cioè un credit crunch come fu negli anni, nelle due crisi del 2008 e del 2011-2012, con gli interventi a sostegno dell'accesso al credito delle imprese dovuti conseguenti alla crisi della pandemia, questo rischio è stato evitato, no? I finanziamenti alle imprese, erogati alle imprese nel 2020 e 2021 sono stati parecchio superiori anche ad anni pre-pandemia, così come sono cresciuti sanamente i depositi delle imprese presso le banche, per cui c'è chi ha fatto anche, no, chi ha messo fieno in cascina per tempi non semplici, no, ancora meno semplici. In questo i segnali non sono di vagoni attaccati alla locomotiva dell'inflazione, per cui sicuramente i tassi di interesse cresceranno un po', perché crescono a livello globale. Non mi aspetto che crescano quanto l'inflazione, insomma, che arrivino a due cifre.
ripeto, l'attenzione è sempre sull'evitare i credit crunch al sistema delle imprese, perché le cose funzionano soltanto se poi funziona il sistema delle imprese, se no non ci raccontiamo, cioè ci raccontiamo solo cose, non facciamo nulla. Lei rappresenta una banca che è molto impegnata sul destino delle imprese, no? Come percepiscono le imprese questa fase rispetto proprio ai fenomeni di crisi della globalizzazione, crisi vulnerabilità delle catene di approvvigionamento? Cioè, come viene percepita questa fase e che tipo di supporto voi date alle imprese in questo momento? Allora, i fenomeni di reshoring e i fenomeni, diciamo, conseguenti ai fenomeni di decoupling, quindi di vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, sono visti anche da alcune imprese, soprattutto da quelle più piccole, delle piccole e medie imprese italiane che hanno meno proiezione internazionale. Sono visti anche come un'opportunità, no? Come un'opportunità di riportare in casa e di poter tornare a produrre nel paese, per produttori del paese, per produttori italiani. In questo noi abbiamo proprio come mandato del governo, anzi come mandato da una norma, proprio il sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese, particolarmente con riferimento particolare al Mezzogiorno. Lo facciamo e percepiamo molta attenzione e molto fabbisogno da questo punto di vista. Noi lo facciamo sia gestendo strumenti di intervento pubblico come il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che ha avuto un boom di utilizzo a seguito della pandemia, per cui abbiamo fatto negli ultimi 2 anni circa 2 milioni e mezzo di operazioni per circa 240 miliardi, oltre 240 miliardi di finanziamenti garantiti, che hanno consentito al sistema delle imprese italiane di non soffocare. Lo facciamo anche gestendo le misure a valere sul Fondo Crescita Sostenibile, che cofinanzia progetti di ricerca. Lo facciamo anche attraverso interventi diretti di finanziamento diretto. Non siamo una grande banca, ma finanziamo anche direttamente le piccole e medie imprese, e per questa tipologia di fenomeni noi consideriamo fondamentale concentrarci sul finanziamento delle supply chain, quindi sulla possibilità di consentire ai fornitori e di convincere anche i campioni di filiera, e qui l'associazionismo, cioè strutture tipo ANFI e strutture tipo quella dove stiamo oggi, sono fondamentali, perché ripeto, convincendo i campioni di filiera che i loro fornitori sono i primi sponsor del loro successo, e quindi convincendoli ad aiutarli anche col merito creditizio a sostenerli finanziariamente, può essere una strada importante. Noi stiamo sviluppando tutta una serie di, come già sta facendo tutto il mercato delle banche, una serie di prodotti proprio a sostegno del finanziamento delle supply chain, dove abbiamo una stima di un mercato di circa che va dai 450 ai 500 miliardi di euro all'anno, e che sono serviti soltanto per intorno al 25-27%, e sono strumenti, tra l'altro, su cui si può fare tantissima innovazione, perché sono strumenti oramai quasi completamente proponibili al sistema con modalità digitale, con modalità totalmente automatica. Ancora una domanda al Presidente Scaroni, poi vorrei che fosse Paolo Magri a porre ai nostri due ospiti un suo spunto di riflessione sulla base di quello che hanno detto. Ma c'è chi si è arricchito con questa guerra, oppure no? Allora, l'idea per esempio di tassare gli extra profitti, che è l'idea del governo per recuperare mi pare 10,5 miliardi di euro, è plausibile, è giusto ed è possibile tecnicamente, o ci sono delle difficoltà? Ma dunque, allora, io penso che tassare facendo delle tasse retroattive non è proprio una cosa, diciamo, anche costituzionalmente fattibile.
Nella fattispecie poi, quando si è andato a confrontare il fatturato del trimestre col fatturato dell'anno scorso, che era invece in epoca Covid, si rischia di fare delle cose un po' anomale. Quindi diciamo nell'insieme, se lei mi vuole la mia risposta secca, dice le è piaciuto questo provvedimento? Non molto. D'altra parte però mi chiedo cos'altro poteva fare il governo che doveva da un lato sovvenzionare i consumi e in particolare tagliare le accise sui carburanti e assisteva a delle imprese, a tutte le imprese, comprese quelle delle rinnovabili, che godevano di extra profitti perché il prezzo dell'elettricità veniva fissato in certe ore del giorno dal prezzo del gas. Quindi voglio dire, è stato preso un provvedimento un po' anomalo, ma mi sembra che la situazione eccezionale l'abbia giustificato. Grazie. Professor Magri, ci sono degli spunti per i nostri ospiti? Sì, in questo ruolo inedito che mi offri. No, ascoltavo il Presidente Scaroni quando diceva che i nostri politici hanno questo vezzo di ascoltare i loro elettori e che Bruxelles ha questo vezzo di ascoltare i Paesi membri con lo stesso meccanismo, col risultato che i nostri politici decidono con tempi, i politici in generale, non i nostri, con tempi più lunghi e Bruxelles decide in tempi più lunghi. Ecco, che è il dramma della democrazia, democrazia europea o democrazia interna. Ecco, non trova un po' questo presentare questa guerra come una contrapposizione democrazia-autocrazie, un po' un eccesso di retorica, perché alla fine della fiera noi democrazie siamo comunque più deboli rispetto alle autocrazie, quindi cioè, i problemi della crisi della democrazia di cui si parlavamo 3 o 4 anni fa non è che si risolvono con adesso facendo il rally contro le autocrazie. La democrazia ha dei problemi, è la miglior forma possibile, ma ha dei problemi che lei ha citato molto bene prima. Sì, beh, io resto affezionato all'idea che la democrazia è la cosa migliore. Poi mi chiedo, ma pensiamo veramente che se Putin se ne andasse arriva un signore tipo Tony Blair? Io personalmente non lo credo. Per come conosco la Russia, penso che anzi, io personalmente penso che se Putin domani se ne andasse, sono preoccupatissimo, perché penso che il successore rischia di essere peggio di lui, almeno lui lo conosciamo, no? Quindi fare questa battaglia, democrazia contro autocrazie, in questo momento non mi sembra che soddisfi l'altro tassello di cui parlava lei prima, che è dell'interesse nazionale. D'altra parte però non potevamo nemmeno rimanere impassibili di fronte a un'aggressione di questo tipo. Siamo partiti con una serie di sanzioni, al punto tale che ogni tanto mi chiedo, ma sto scherzando, ecco, mi ricordo un articolo che è uscito negli anni 30 sul Times di Londra che diceva «C'è nebbia sulla Manica, il continente è isolato». Cioè non era isolata l'Inghilterra, era isolato il continente. Ecco, allora mi chiedo, con tutte queste nostre sanzioni, isoliamo la Russia o la spostiamo un po' più a est, visto che Cina, India, Turchia, Arabia Saudita non applicano sanzioni? Cioè, adesso lo dico un po' scherzando, ma certamente queste sanzioni, che fanno certamente male a noi, faranno male anche alla Russia, ma sono un po' monche, visto che non le applicano tanti altri paesi al mondo. Ecco, questo è un po' il ragionamento che ogni tanto faccio. Detto tutto ciò, ripeto, non è che potevamo rimanere impassibili di fronte a un'invasione così cruenta, dicendo tutto bene, stiamo tranquilli perché noi abbiamo i nostri interessi. Quindi il dramma dell'Europa e anche del nostro paese è intorno a questi due temi. Il dramma dell'Europa è decidere come sbagliare meno. Non come scegliere il giusto, però in questa vicenda delle sanzioni certamente c'è un contraccolpo. D'altra che parte l'Europa Borrell paga. Quando presentò il primo pacchetto fu molto onesto, l'altro rappresentante disse le sanzioni non hanno mai rappresentato un semaforo rosso per qualcuno che voleva fare qualcosa. Tanto è vero che se pensiamo ai regimi sanzionati, la Cuba comunista, gli ayatollah iraniani e Maduro in Venezuela sono ancora lì dopo decenni di sanzioni, anzi Maduro adesso riceve gli americani che vogliono comprare il suo petrolio perché non possono comprare quello russo. Però, come lei giustamente diceva, se tu non vuoi reagire facendo guerra, l'unica cosa che puoi fare è sanzioni. Quindi è un dibattito
continuo nel ruolo che mi hai assegnato. Prego, prego, e poi c'ho l'ultima domanda io, che poi diamo la parola al Ministro. Siccome non c'è mai fine al peggio, non c'è mai... noi stiamo vivendo contemporaneamente, cioè io un'immagine che uso di questo periodo è, noi è come se fossimo all'ultimo chilometro di una maratona, che era il Covid, intravedi l'arrivo, l'ultimo miglio, quello dove è solo la testa che ti fa andare, le gambe sono andate, e ti annunciano che nell'ultimo chilometro, anziché all'ultimo chilometro, c'è una gara di pentathlon. Perché noi abbiamo avuto contemporaneamente, ora, una crisi di sicurezza, una crisi economica, una crisi di rifugiati, una crisi alimentare e una crisi energetica, perché l'energia la pagheremo, se anche non la tagliamo la pagheremo. Siccome non c'è mai limite al peggio, qual è il rischio che un mondo indebitato, perché la maratona l'abbiamo corsa con il sacco dei debiti del Covid, un mondo indebitato abbia, per ora abbiamo visto lo Sri Lanka, ma veda una... grappoli di default di paesi, perché noi guardiamo il default russo, però ci sono una serie di paesi, di economie intermedie, fortemente indebitate con la Cina, fortemente indebitate con i tassi in crescita, l'economia in difficoltà, che potrebbe esserci anche quella dimensione, cioè la sesta gara del pentathlon che ci manca, non so cosa possa mancare, una crisi politica globale, ecco. C'è questo rischio? Beh, per le nostre imprese sicuramente hanno spostato il traguardo che già vedevano nel 2021 con tassi di crescita molto interessanti, hanno spostato il traguardo non di un'altra maratona, di una gara di pentathlon, ma di altre 3-4 maratone forse, perché questa crisi è forse anche peggio di quella della pandemia. In ogni caso il programma di investimenti che ha l'Italia nei prossimi 5 anni, sia con fondi strutturali che con fondi PNRR, ricordiamoci che PNRR sono circa 235 miliardi più o meno, compreso il fondo complementare, i fondi del prossimo settennio sono 184 miliardi se non sbaglio, insomma ossigeno per tenere in piedi il paese ce n'è, l'importante è avere procedure che arrivino, l'importante, come dico sempre io, è che siamo sempre consapevoli che i fondi pubblici vengono spesi quando in maniera sana vengono trasferiti attraverso fatture vere alle imprese e non soltanto attraverso stanziamenti o annunci o cose del genere. Questo per quanto riguarda il sistema delle imprese. Poi lei ha fatto non è il mio campo, però lei ha parlato anche di paesi che possono andare in default, più che altro paesi che possono andare sotto un takeover, più che altro. Ecco, questo è un altro rischio, il fatto di spostare probabilmente ancora più a est buona parte del mondo. Il debito buono, ma proprio ieri il ministro Giorgetti, a cui stiamo per dare la parola, parlando non ricordo dove, ha detto il Parlamento ha dopato il Paese con una politica di bonus troppo generosa al punto da diventare iniqua e insostenibile. Parole sante, anche se, Ministro, il Parlamento, ma anche un po' i governi, diciamo, che si sono succeduti negli ultimi anni. Come si passa, dottor Scaroni, come si disancorano le politiche del welfare dalla ricerca del consenso? Perché voglio dire, diciamo la verità, la nostra inflazione, un contributo, il 110% lo ha portato alla nostra inflazione, oppure no? Ma dunque, questo non è proprio il mio terreno, non voglio mettermi a sputare sentenze su un terreno che non mi compete. Certamente il welfare che abbiamo dato negli ultimi anni, in epoca di pandemia, è stato salutare, devo dire, perché c'era una necessità aggiuntiva venuta dalla pandemia. Io mi auguro che tutte queste politiche che vengono fatte, compresi i 200 euro decisi da questo governo qualche settimana fa, finiscano, perché le considero delle anomalie magari necessarie, ma dobbiamo ricordarci che sono anomalie. Idem il reddito di cittadinanza, sul quale mi pare che si sia rinfocolato una polemica proprio ieri o l'altro ieri, è un terreno sul quale io mi auguro che non ne avremo più necessità. Però, passando da una tragedia all'altra, come quelle che numera il professore, non sono sicuro che ce ne libereremo molto presto.
Neanch'io. Grazie Paolo Scaroni, grazie Bernardo Mattarella, grazie Paolo Magri. Neanch'io, dicevo, perché il reddito di cittadinanza, fra l'altro, lo abbiamo riformato a parole 7 mesi fa, ma nulla è cambiato, perché i decreti attuativi che il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emanare per trasformare la misura, diciamo, assistenziale in una misura proattiva nei confronti del lavoro, nessuno li ha visti. Ministro, ora tocca a lei, gli spunti sono stati molti, grazie di essere qui, lei è stato ringraziato per quello che fa e adesso ci dica, ci illumini un po' in mezzo a questo buio. Un applauso, grazie. Un applauso di incoraggiamento, si diceva una volta. No, e anche perché è difficile intervenire, perché siamo partiti da una visione, diciamo così, oserei dire romantica, di Nardella rispetto al futuro ambientalmente compatibile delle nostre città, e siamo arrivati al più duro e crudo realismo politico delle ultime discussioni. Quindi, che però in qualche modo tocca la discussione che oggi siamo chiamati in qualche modo a portare avanti in materia di automotive. Io innanzitutto vorrei partire esattamente proprio dal tema di attualità su cui in qualche modo si gioca il futuro del settore in Italia, in Europa, il regolamento che è in discussione, che andrà in votazione. È noto che il governo italiano ha tenuto sotto questo profilo un atteggiamento, diciamo così, un po' diverso rispetto a quello di altri paesi. In particolare io rivendico la mancata sottoscrizione del COP26 da parte del governo italiano. Sembrava scontato sottoscrivere quello che era il quadro inesorabile destino del motore elettrico, dell'auto elettrica, solo ed esclusivamente quel tipo di soluzione tecnologica. Io mi sono opposto a sottoscrivere il COP26, poi sono arrivati anche i tedeschi, noi e i tedeschi non abbiamo sottoscritto quell'accordo. Per la verità, accordo che, diciamo così, aveva limitati aspetti vincolanti, se non il fatto che adesso si arriva proprio in questi giorni a livello europeo a decidere rispetto quelle che saranno le regole, e su questo l'Italia continua ad avere una posizione molto chiara. Difende il principio della neutralità tecnologica, ritiene cioè che accanto al motore elettrico, all'auto elettrica, ci potranno essere e ci dovranno essere altre forme che vanno dall'idrogeno, soltanto le parole di Scaroni, ma io confido, ho una grandissima fiducia nella scienza, nella tecnologia che potrà aiutarci, ai combustibili, biocombustibili, biofuels, dove l'Italia in qualche modo può insegnare. E secondo il nostro parere, secondo il mio parere, ci sono anche altre considerazioni di carattere non soltanto ambientale, ma chiamiamole così, di tipo geopolitico, le abbiamo ascoltate oggi. Non è che possiamo affidare completamente un settore, la tecnologia, oggi di fatto detenuta in larga parte dalla Cina. E secondo luogo, la difesa di quella che è, chiamiamola così, una produzione di nicchia, sì, produzione di nicchia, ma di altissima qualità, che è tutta, diciamo così, concentrata magari in una, nella Motor Valley, ma che fa parte della nostra tradizione, per cui non possiamo accettare in qualche modo di mettere in discussione quella riserva che in qualche modo abbiamo difeso per tanto tempo, e i numeri in discussione sono assolutamente inaccettabili. E in terzo luogo, ovviamente, difendere rispetto a chi propone sostanzialmente di accorciare la tempistica per quanto riguarda i veicoli commerciali. Non so l'esito finale di questa vicenda, io spero che
i politici, i deputati europei, facciano quello che deve fare un politico, cioè valutare con realismo, con oggettività la situazione. Anche per quello che in qualche modo è avvenuto in questi tempi, in questi mesi. E l'Europa in qualche modo deve capire che non è che ci sono le tavole della legge. Se ne è resa conto anch'essa. Fino a pochi mesi fa, prima si parlava di nucleare, o lo stesso gas, erano messi al bando perché erano fonti che contribuivano o per un modo o per l'altro andavano contro quello che era il mainstream dominante. Si è dovuto fare una deroga, almeno temporaneamente, per quanto riguarda il gas, e si è licenziato, tra virgolette, il nucleare. Ma perché? Perché evidentemente anche a Bruxelles, che dove in Commissione probabilmente hanno un confronto meno diretto che i parlamentari italiani che producono bonus, ma io non volevo accusare il Parlamento, la colpa è anche del governo che forse non è in grado di tenere il pezzo. Però anche lì, in questa specie di grande bolla dove si producono, diciamo così, norme così importanti, si deve fare conto con la realtà. E la realtà ha suggerito evidentemente che quelle che sembravano indiscutibili dogmi dovevano essere modificati. È accaduto poche settimane fa, accadrà anche in futuro. E quindi questa è la nostra posizione, e confido appunto nel voto dei nostri parlamentari là. In secondo luogo, è chiaro che tenuto conto di questo quadro regolatorio, dobbiamo muoverci, il governo italiano si deve muovere, si sta muovendo nell'ambito del PNRR, tutto il processo di transizione ambientale diventata transizione energetica, in qualche modo è impostato per affrontare questo tipo di sfida. Ne siamo consapevoli, si potrà ritardare, si potrà in qualche modo gestire in modo realistico per evitare disastri sotto il profilo sociale e economico, ma questa transizione deve essere accompagnata, tenendo presente quello che è l'interesse nazionale, tenendo presente che dalle politiche della domanda dobbiamo passare, e questo è un, diciamo così, un qualche cosa che deve essere metabolizzato dalla politica, perché la politica continua a ragionare in termini di incentivi alla domanda, ma qui c'è un problema enorme. Quando si parla di rivoluzioni, si parla di rivoluzioni sull'offerta. E allora, per rivoluzionare l'offerta, abbiamo prima di tutto bisogno di imprenditori, perché l'offerta la fanno gli imprenditori. E poi abbiamo bisogno di uno Stato che offre gli strumenti agli imprenditori che vogliono affrontare questo processo di riconversione per poterlo fare. Perché da che mondo è mondo, quando ci sono così importanti trasformazioni, probabilmente non basta semplicemente la risorsa privata dell'imprenditore privato. È giusto che in qualche modo la parte pubblica affianchi questo tipo di processo. Ed è il motivo per cui abbiamo proposto, noi abbiamo già depositato, a dire la verità, le nostre proposte come MISE per quanto riguarda quella parte del fondo che è stato ricordato nella relazione del Presidente Scudieri per quanto riguarda l'offerta, e cioè i 350 milioni pluriennali, naturalmente sotto le forme dei contratti di sviluppo, accordi di innovazione, c'è il fondo di trasformazione industriale, ci sono le importanti risorse messe insieme alla Cassa Depositi e Prestiti finanziati dal PNR per quanto riguarda le start-up innovative, le filiere innovative, ci sono le risorse messe sull'IPCEI idrogeno significative, importanti, dove paradossalmente, siccome normalmente l'Europa rimprovera a noi, Stato nazionale, il ritardo per quanto riguarda la predisposizione e tutti gli adempimenti del caso, e nel caso specifico è la Commissione europea che è leggermente in ritardo per quanto riguarda, forse qui in sala c'è qualcuno interessato, per quanto riguarda l'esame e la risposta per far partire le prime notifiche. E quindi c'è un set di, diciamo così, iniziative che sul lato dell'offerta il governo ha messo in campo. Ma per fare questo, ribadisco, abbiamo bisogno di imprenditori, abbiamo bisogno di voi che in qualche modo accettiate questo tipo di scommessa, e con l'aiuto della parte pubblica ce la giochiamo e vediamo di vincerla. È una scommessa che ovviamente fa riferimento all'innovazione, alla capacità tecnologica, ma su questo credo che noi non dobbiamo temere nessuno. Naturalmente
c'è anche il tentativo che stiamo cercando di fare, in qualche modo, di convincere i grandi player nazionali, il grandi player nazionale, chiamiamolo così, a continuare a credere nel paese, a riportare magari nel paese delle produzioni che sono uscite da fuori. Non è evidentemente semplice, ci vuole tutta una serie di situazioni in cui il clima generale che deve in qualche modo prevalere da parte della politica, ma da parte della società, è quello comunque che non ci può essere sviluppo economico senza l'industria e senza la manifattura. Questo valore di cultura industriale deve tornare centrale. Se si perde questo tipo di valore che ha fatto la fortuna del paese nel dopoguerra, non ci sarà possibilità in qualche modo di interpretare anche in chiave prospettica il futuro e dello sviluppo economico. Naturalmente cultura industriale e cultura imprenditoriale. Questo lo ripeto sempre. Dobbiamo rimettere al centro il valore dell'imprenditore e dell'impresa. Dobbiamo rimettere al centro la cultura dell'impresa, perché l'imprenditore è ottimista, il politico deve essere realista, ma l'imprenditore è per sua natura ottimista, perché se non è ottimista non si mette in gioco, non rischia, non investe. E noi abbiamo bisogno di imprenditori ottimisti, anche in tempi come questi. Naturalmente la discussione mi ha interessato moltissimo, adesso è sparito Magri, che c'è ancora, si è messo in ultima fila, arriva di rincorsa, perché ha posto dei temi su cui io potrei naturalmente dribblare e scappare, però sono troppo stimolanti. Prima di tutto, naturalmente nel PNR noi cosa facciamo? Dobbiamo fare l'infrastruttura, no? Dobbiamo mettere le mitiche colonnine. Possibilmente non soltanto per l'elettrico, ma anche per l'idrogeno, perché se mettiamo soltanto per l'elettrico già abbiamo fatto una scelta che contraddice il principio di neutralità tecnologica, chiusa parentesi. Quindi questo aspetto qua tengo a sottolinearlo, perché altrimenti ci manca un pezzo fondamentale. Ok, col PNR facciamo la rete, ma il tema che è sottoposto è: ma dove la produciamo tutta questa energia elettrica per fare muovere tutte queste auto elettriche nelle città e non solo? E qui arriva il tema, che si interseca esattamente con il titolo che è stato posto. E opportunamente Scudiera ha voluto mischiare cose che apparentemente magari non c'entravano nulla. No, invece è proprio lì il tema. Io segnalavo il rischio, e lo dicevo prima che scoppiasse, tra virgolette, il conflitto in Ucraina. Cioè, se uno abbraccia la rivoluzione ambientale energetica, deve sapere che il prezzo dell'energia aumenterà. Il prezzo dell'energia è aumentato, ha cominciato a aumentare, anche per motivazioni speculative, ben prima, perché noi abbiamo deciso di surriscaldare un mondo, quello delle rinnovabili, dove notoriamente non siamo noi che produciamo, ma qualcun altro, no, che ci fornisce i mezzi per produrre. Quindi è evidente che il prezzo dell'energia aumentasse. Adesso c'è un fenomeno patologico che contribuisce enormemente, che ovviamente è il conflitto. Ma quello era già un sentiero in qualche modo scritto. E se questo è vero, vediamo ai temi anche di attualità. Mi sembra chiaro che non è che nessuno si è illuso di sconfiggere Putin con le armi, però forse ci siamo illusi di sconfiggere Putin con le sanzioni economiche, cioè facendo una guerra economica e commerciale. E quello che è accaduto questa notte è sicuramente, diciamo così, un passettino in avanti nella determinazione di affrontare questa sfida. Io non so se poi arriverà, diciamo così, a esito positivo o no, cioè riuscirà a sconfiggere Putin per questa strada. Quello che dobbiamo sapere però sono le conseguenze di tipo economico e sociale che riguarderanno nell'oggi, ma soprattutto nei prossimi mesi, il sistema economico italiano, i settori che sono messi in grave stress per questa situazione. Allora, qui c'è una specie di trade-off che però non mi sembra molto ben inteso dalla pubblica opinione occidentale. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale c'era la famosa interrogativo, no, retorico, che era: vale la pena morire per Danzica? In Europa ci si interrogava se valeva la pena morire per Danzica. Adesso noi ci dobbiamo chiedere: ma siamo disposti a pagare questi prezzi economici, il prezzo dell'energia,
per, tra virgolette, il principio di libertà evitare la sopraffazione di un popolo da parte di un altro? A me sembra che questo tipo di consenso cominci a mancare nelle società occidentali e questo diventa un problema, è un problema assai serio. Come si concluderà? Io non lo so. Ricordo semplicemente, per inciso, che non è che la guerra nel Donbass è scoppiata qualche mese fa, è dal 2014. I russi stanno già in Crimea, hanno pure fatto un referendum per giustificare sostanzialmente l'incorporazione nella Russia, stavano in una parte di Donbass, le sanzioni già c'erano, naturalmente non in modo, diciamo così, così massiccio come oggi. Però il tema è che non credo che si possa interpretare pace come resa, perché se uno interpreta pace come resa ha finito il discorso. Però quello che magari potrebbe capitare, lo dico in termini puramente ipotetici, che si replichi dal 2014 a oggi, da ora in poi, che i russi stiano lì, nessuno li riconosce, le sanzioni continuano e per quanto tempo poi siamo in grado di, in qualche modo, di sostenerle. Quindi sono cose, come è stato detto, molto, molto complicate, molto grandi, che fanno riferimento alla sensibilità, alla sensibilità dei popoli rispetto ai concetti di libertà. Di libertà ovviamente civile e poi anche economica. Però non si può non dire, non ci si può non preparare a quello che dovremo sopportare nei prossimi mesi e magari nei prossimi anni sotto il profilo economico, in particolare nei paesi come l'Italia e come la Germania, i paesi trasformatori che sono sostanzialmente privi di energia perché in virtù delle autonome scelte politiche prese dai loro governanti e dai loro popoli in passato hanno rinunciato a essere sovrani sotto il profilo energetico, come è stato ricordato prima. Nel momento in cui abbiamo ovviamente rifiutato l'energia nucleare, ma soprattutto abbiamo bloccato tutta una serie di progetti di rigassificatori già definiti. Io al Ministero ho là una serie, adesso si fanno vivi coloro che avevano già i progetti approvati, definitivi, pronti per partire nel 2001-2012 e erano tutti bloccati. Sono lì teoricamente, ovviamente vanno revisionati in larghi aspetti, però chiavi in mano potrebbero ripartire. Noi in quel momento abbiamo deciso sostanzialmente di non fare per una vera rottura di scatole a livello locale e c'era il gas russo che era conveniente. E adesso si paga un prezzo. Questo a testimonianza del fatto che nelle decisioni strategiche bisogna valutare tanti aspetti e semplicemente bisogna prendere decisioni coraggiose, magari impopolari. È molto complicato in una fase in cui siamo ormai ampiamente nel ciclo elettorale e quindi sostanzialmente è difficile per chiunque assumere decisioni di questo tipo. Concludo questo mio intervento perché io dall'inizio di questa vicenda mi chiedevo come mai in Italia non fosse maturata una sensibilità sotto l'aspetto, chiamiamolo così, sociale e anche sindacale, come quella che ho percepito in Germania, rispetto alle conseguenze che l'evoluzione e la trasformazione di tutto il settore avrebbe comportato in termini occupazionali, cioè con la drastica riduzione, il drastico ridimensionamento dei lavoratori occupati. Qua se ne parla pochissimo, ma questa è la realtà, nei fatti, no? Sostanzialmente la manodopera impiegata su un'auto elettrica tendenzialmente mi dicono se è un terzo o il 40% rispetto al motore endotermico. Questa è la realtà. Questo è un tema che in qualche modo deve porsi. E il tema del triangolo che in qualche modo deve convivere tra sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale deve porsi ed è la precisa responsabilità del politico. Perché se io ripenso, questo è quello che ho pensato io, a quello che ha funzionato anche in questo settore, questo triangolo, nella nostra storia contemporanea e recente in questo paese, vedremo che in un primo momento, no? Questi tre, nel triangolo prevaleva la sostenibilità economica, cioè le aziende avevano il diritto di fare il profitto e i lavoratori venivano sfruttati e l'ambiente veniva in qualche modo violentato. Poi c'è stato un periodo, a cominciare alla fine degli anni 70, in cui il triangolo, quello che contava era la sostenibilità sociale, quindi bisognava dare tutti i diritti ai lavoratori, le aziende perdevano e chi si importava, si inquinava e vabbè chi si importava.
Adesso siamo al punto in cui c'è, diciamo così, il titolo, il mainstream è se sostenibilità ambientale, se le aziende falliscono, chi se ne importa, se i lavoratori rimangono a posto, chi se ne importa. Ecco, io credo che quello che ci ha insegnato il passato è che dobbiamo sempre, come politici, cercare un equilibrio tra queste tre dimensioni, perché se si privilegia soltanto una delle medesime, i problemi poi nascono a valle e diventano esattamente né problemi economici, né problemi sociali, né problemi ambientali, ma seri problemi politici. In democrazie, peraltro, già ampiamente in difficoltà, diciamo così, nei valori fondamentali, come ho detto in precedenza. Grazie per la vostra attenzione e perdonatemi. Grazie al Ministro Giorgetti che ci ha spiegato come il coraggio e l'equilibrio siano due facce della stessa virtù, sostanzialmente. E con questa lezione noi vi salutiamo, abbiamo concluso la nostra giornata, la nostra assemblea. Grazie, un saluto a tutti.